secondo voi io dopo 40 anni di onesto lavoro avrei assistito per l'ultima volta alla partenza delle mie paranze per la pesca, è così? Don Salvatore, è così. Dovete convenirne con le buone o con le cattive. E come sarebbe con le cattive? Ditemelo subito, Don Andò, perché io sto tremando dalla paura. Come sarebbe con le cattive? Decidete voi, per me sta bene fin da questo momento. E allora io vi dico... Ma perché vogliamo arrivare alle parole grosse? Abbiamo fatto i capelli bianchi. Queste cose lasciamole fare ai ragazzi. Concludiamo da gente seria e positiva. E concludete, perché pare che la cima in mano ce l'avete voi. Concludete. Voi ammettete che il valore delle barche copra malapena il prestito che vi abbiamo fatto qualche anno fa? Io non nego niente. Quello che vi devo dare, ve lo devo dare. E quando? Ma quando mi sarà possibile. Questa è una risposta che non significa proprio niente. Il denaro costa. La cifra è importante e gli interessi aumentano giorno per giorno. Noi non possiamo aspettare più, il denaro ci serve. Quindi oggi a casa vostra col notaio facciamo gli atti legali. Il compratore, eccolo qua. Ma io non voglio fare male a nessuno. Le barche mi interessano, è vero, ma posso anche comperarle da un'altra parte. A Castellammare se ne trovano quante ne volete. Un momento, voi vi siete impegnati con noi, allora. Ma io non mi ritiro, la parola è una. Va bene. Ma non vorrei... A mio nipote deve arrivare da un momento all'altro e certamente troverà la maniera di sistemare questa faccenda. Sono 2 anni che questo nipote vostro deve arrivare da un momento all'altro. Ma è diplomato, è maestro di musica, le mie pene sono finite. E siccome vogliamo far finire anche le nostre pene, oggi alle 3 veniamo col notaio a casa vostra e facciamo gli atti legali. Don Salvatore, ci siamo capiti. Arrivederci. Buongiorno. D'un coppo specchio e sto mare, una gran signora che son coperta papà, aria sorrienda saglia per villa di rosa, cavonne spose e giura arancia durà. Sorrienda, innamorata, saccia per braccia abbracciato fa felicità. Te sanne nottate d'argento de serenata, sorriende de bocca basata de mano stregnata per l'eternità. Attenzione, noi siamo nelle vostre mani. Ma io ho le mani d'acciaio, caro signore, d'acciaio. Lei è un ucolatore, altro che musica, lei non è un musicista. Già, è diplomato a San Pietro a Maiello, pianoforte e composizione. Questo lo so, ma raccontava tutto mentre lì dormiva, lo so. E allora? È un cantante nato, con la voce farà fortuna, e lasci stare la multia, prenda al canto, farà un sacco di soldi, glielo dice Beppe Franchini, glielo dice. Che ha l'occhio di lince, ma lui non ha bisogno di cantare, ve l'ho detto, no? Lui è ricco di famiglia, suo zio è un grande armatore di Paranze. Ma come la parla lei? Si dice Parenzo. No, si dice Novi Ligure. Paranze, barche da pesca, ah. Ha capito? D'alto mare, centinaia, cambuse di bordo, cooperative. Io le piazzo 2 vagoni di fiaschi di vino, parola d'onore. Il listino io gliel'ho dato. Io lavoro un proprio. Vado in Calabria e carico botte di vino e poi riporto giù vino toscano, su e giù. Se mi mettono le carruole dovento, un ascensore dovento. Buona vista, eh? Buona, sì. Quanto è bella l'ascensore, carina.
Adesso la prima svolta, fermi, Non vanno ai paese? No, fermiamo alla svoltata. Ma noi veramente? Aspetta, l'appuntamento te lo sei dimenticato. Fermi pure, fermi. E sbrigati, marmotta! Scarica la roba dei miei amici e dai campione al mio rappresentante, dai! 10 piastre, io capello! Ah, vedrai, faremo grandi affari noi! E tu canta ancora e farai un gran successo col canto! Gran successo! E sbrigati! Dammi questa mano, c'ha paura! Viva! Sì, dovete fare il biglietto, il treno sta per arrivare. No, veramente noi non dobbiamo fare i biglietti. Abbonati? No. E allora come la mettiamo? Come volete voi. Insomma, basta, fuori il biglietto, altrimenti non si può partire. Ma noi non dobbiamo partire. Allora aspettate gente che viene col treno? No, non aspettiamo nessuno, ma stiamo qua. È vietato, forse? Dov'è il cartello che è scritto che è vietato? Non è vietato, ma a me nessuno mi fa fesso. E se voi volete partire col treno senza biglietto, io vi consegno ai carabinieri. Perché io qua, vigilo. Vigilate, quello che volete da me. So cose dell'altro mondo. A me sti qua, mi fanno venire 5 minuti. Come primo risultato non c'è male. Se c'era qualcuno facevamo una bella figura, facevamo. Allora gli dovevo spiegare tutto, ma avrebbe capito che noi dobbiamo solamente arrivare col treno che arriva fra poco? Ma è tutto inutile. Pasquale, il treno? No, questo è il diretto. La vita non è una partita a poker, ci vuole il punto in mano, ci vuole. Senza carte non si vince nella vita. E tu vuoi rilanciare, Pasquale? In questa faccenda io sono la mente. E io sono il braccio, ma fammo piacere. Ma allora dovevamo far sapere a tutti in paese che siamo arrivati con l'autotreno, con l'autostop, e che tu non hai una lira in tasca. Già, io non tengo una lira in tasca. Tu invece sei il capitalista. Io? Che c'entro io? Sono il tuo segretario. Segretario. Stefano, senti, fammi il favore. Stai calmo. Noi arriviamo senza dare nell'occhio, hai capito? Sì. Normalmente, viaggiatori normali. O il logo, chi stai io, chi stai treno. Mettiamo cavalletto sotto braccio. Che cavalletto. Hai capito? Noi arriviamo come viaggiatori normali, come tutti quanti gli altri, hai capito? Sì, viaggiatori normali. Sembriamo muli da carovana, questo sembriamo. Esagerato, sempre esagerato. Ma sei tu che fai tutto facile. Noi arriviamo in questo momento, anzi, facciamo finta di arrivare. Sì, signore, va bene. Piglia la roba, non ti preoccupare, prendi la roba, ecco qua. Piglio questo qua da me, piglio quest'altra roba, la valigia, ecco. Le valigie tue non te le dimenticare, benissimo. I fiaschi, con dei fiaschi, canestro 10, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ci sono. Oh, senti, Pasquale, io ti vorrei dire una. Tacchino? Ma chi è? No, è una vecchia storia, è finita da un pezzo. Non è andata bene, Ve l'avevo detto io che senza biglietto non sareste partiti. Io sono 20 anni che sto qui. Sentite, voi ci avete scocciato, e siete pure antipatico. Noi non dobbiamo partire, dobbiamo arrivare, capito? Siamo arrivati, è chiaro? È chiaro, arrivati, ma non partite, non parto. Però, di qua non partite. Non parto, no, non parto. Internazionale, è una marca di vino toscano. Io sono il rappresentante generale per la penisola sorrentina. Lavoro in proprio con il mio socio che viaggia, sapete, colonna di autotreni. Lui è il capocolonna, Stefano. È vero, Stefano. Ce l'hai con me? Autotreni, nostro amico. Certo, si capisce. Vi dicevo? Io potrei darvi un assaggio, ma è meglio come fanno a Milano adesso. È un sistema americano molto diffuso in commercio. Scambio merci. Io vi do 2 fiaschi di vino in prova. Voi non mi pagate. Mi date in prova che so io. Ecco il cefalo. Quello là in fondo a destra. Quello con le occhietti celesti, quello è carino. Quello là. Ma quello pesa oltre 1,5 kg. È roba di scoglio. Un campione. Un modello. Meglio così. E che mi volete dare un campione roba di scarto? E allora l'ha detto come si valorizza. Come si valorizza? In carta. Non ti preoccupare, in carta. Il commercio. Commercio. Ciao, caro. Andiamo. E stai su, no? Fra poco siamo arrivati e non perdere i campioni per strada. Un po' d'attenzione in commercio. Yam. Pasquale, qua va a finire che ci arrestano. Oh, Stefano, non preoccuparti, io sono la mente. Voi non mi avete riconosciuta? Veramente no. Io vi vengo appresso da quando il vostro amico ha cominciato a piazzare i fiaschi. È bravo, è svelto. Un commercio lecito. Scambio merci, a Milano lo fanno tutti i piazzisti, è vero?
ci incontreremo ancora, bimba. Ti farò un ritratto. Spera, puoi sperare. Io sono un pittore, sono un artista, io. Io invece sono solo Pupella, Pupella Cagliano. Pupella? Pupella Cagliano? Ma come ti sei fatta grande? E tutte quelle lentiggini che avevi in faccia? In piena estate escono ancora, ma di meno. Ho quasi 18 anni adesso, 17 e 3 mesi e mezzo, alla fine di questo mese. Allora ne avevi molti di meno. Col nostro treno è arrivata tua sorella Maria, l'hai vista? Maria? È arrivata Maria? Arrivederci. Ciao, Pitto. Ciao. Ciao. Ma la bambina come sta? Sta bene, mamma, bene. È a Roma come sempre. Ma non capisco, lasci tutto. Parti da Roma così, potevi avvisarci. È anche casa mia questa, no? Posso venirci quando voglio. Ma sì, chi dice questo? Sei la padrona. Tu sai quanta pena. La pena, le lacrime. Cosa avete fatto per me? Cosa vi ha suggerito questa pena? Niente. Figlia mia, che è successo? Perché mi parli così? No. Zitta, zitta, non piangi. Sei con mamma tu. Sono fuggita da Roma, mamma. Non voglio tornarci mai più. Mamma! Maria! Siamo qua. Asciugati gli occhi. Maria! Che bella sorpresa! Non ti aspettavamo. Perché non hai avvisato? Chissà quanta bella roba hai portato da Roma. La posso vedere? Sì. Anzi, fammi il piacere. Disfa le valigie. Quanto tempo rimani con noi? Non lo so ancora. Fammi piacere, pensa alle valigie. Mamma, la spesa è in cucina, eh? Ma che avete? Perché ho fatto tardi? Ma che diavolo, per una volta che mi succede? T'aspetta in nove. È durata 5 anni. Ma io, sai, mamma, i primi tempi gli ho creduto. Sembrava sincero, e forse lo era. Poi, Dio, se ripenso a quella sera quando vennero a prenderlo. Avevo Luisa che si era appena addormentata. Lo portarono via. E tu come hai fatto? Cosa vuoi? I primi tempi andai avanti da un posto all'altro. E il giovedì c'era il calvario di andare lì a portargli qualcosa. Mi sembrava ingiusto abbandonarlo. E poi, è il padre della mia bambina. Dicevo, quando uscirà... Ormai questo è il mio destino. Ci sposeremo. Forse cambierà. Invece, appena fuori riprese la vecchia vita, i vecchi amici, me li portavo in casa. Capisci? Era un incubo continuo. Con Luisa che cresceva e io, mamma, sarà ingiusto, ma non volevo che mia figlia imparasse a chiamarlo papà. Figlia mia. Praticamente poi non lo conosce. Era così piccola. Sono fuggita. Non voglio più vederlo. E sono corsa da te. Volevo un po' di tenerezza. Avevo tanto bisogno delle tue carezze. Tu sai, io ne ho avute così poche. Zitta, zitta. Odorate, odorate tranquillamente, è fresco, eh? Mi pare di sì. Mi pare? Sembra uscita adesso dal mare. E viene da Roma, anzi, viene di più lontana ancora. Viene da Civitavecchia. È una razza locale. Agli occhi celesti, avete visto? Anche i nostri, però. Sì, sembrano, ma sono blu marè. In quanto ai colori, ne capisco modestamente. Ma non venite da Napoli, scusate. Sì, lui. Io ho preso un reattore a Roma e in 2 minuti a Napoli. E poi qui con la circumvesuviana. Guardate, il pesce è ancora fresco. Scusate, ma questo che c'è? Già, a volte divago. Ero andato a Roma per l'edizione. Ho molte conoscenze, sapete. Un sovrano in esilio, che siccome da noi a Repubblica si trovano bene. Volevano stampare le musiche di Stefano e... I sovrani in esilio volevano stampare le musiche? I sovrani in esilio? No, gli editori, grandi case. Ma io ho tenuto duro, sapete. Sono ridotto a panino.
sa che non ricominciamo. 10 lire a lettera. Ho fatto i soldi con te e con lui quando ero piccola. Non me ne sono mica dimenticata. Acqua passata. E poi non è arrivato con me, non l'ho visto in treno. Sì, acqua passata. Ma intanto siete arrivati insieme. La sua prima canzone la scrisse per te, te la ricordi? T'aspetto in 9. Adesso tieni il segretario. Ah, un grande pittore, bellissimo, intelligente. Con l'arrivo di vostro nipote certamente la situazione è cambiata, è mutata. Come si dice, mutata mutanda. Che simpatico uno. Notaio, potete andare o non se ne fa niente. Allora io vado allo studio, sapete. Arrivederci, notaio. Arrivederci. Ci rivedremo con comodo, cosa porta cosa. Siamo uomini di commercio, ci piacciono gli affari quando gli affari si presentano bene. Gli affari sono affari. Questa è una saggia massima riconosciuta dalla storia. Prego, prego. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci e tanti auguri. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ti accompagno, prego, accomodatevi. Io prego, prego. Ma i mobili di casa? Qua c'è rimasto poco. Gli affari sono affari. Se non arrivavi tu stasera partivano anche le barche. Buonanotte. Vedi, quelli sono praticamente i proprietari di tutto. E il pianoforte? Anche il pianoforte? Il pianoforte. Il pianoforte è diventato un pesce. Un pesce? Già, l'ho messo nella rete. L'avrebbero portato via come i mobili, allora io... E come sarà diventato? Qua c'è umidità. Ma che umidità? Le reti non vanno a mare da 6 anni. Se ci metto un cerino, prende fuoco. Fa tarda mentre pensa, ma perché tu non te fai vedere? T'aspettano, son che nove non c'è più, ma come un'ombra, io da vega non so me. Ma dice sento i cuore che stello, e allora cavaneva, cambietta da stregneva, ma se è cagnata non ritorna più. Signori, buongiorno. Addio, voglio. È quasi nostro socio. Grandi conoscenze a Roma, sovrani in esilio. Ma fa piacere. Cercando di chiamare soltanto che speranze da te. A proposito, bisogna fare qualche cosa per quei mobili. Per quello che valgono, provvedete pure. Che brutta malattia. Sì. Sto malinconia. Bravo! Ma è parecchio tempo che l'hai scritta. Già.
Comanda Don Antonio, dice in omaggio all'arte. E l'arte va onorata. Rimettetela al suo posto, tanto voi sapete dove stava. Sì. Vino miracoloso. Buone queste mille romane. O bicarbonate ne avete in casa? Sì, in cucina, nella credenza, in un barattolo di vetro. State male di stomaco? No, è per voi. Per me? Sto benissimo. Digerisco anche le pietre. Non si sa. Come non si sa? Ma se vi dico che sto bene. Così, pazzo, sono io. Non si sa. Ma che sta combinando? Oggi sono successe tante cose, zio. E io non ho avuto il tempo di spiegarti la reale situazione. Infatti l'ho notato. Eri molto strano, ma che c'è? Allora, è stato tutto un inganno. Voi avete preso in giro della gente che era venuta qua per concludere una questione seria. Io sono sempre stato un galantuomo e voi... Ma noi non abbiamo detto a nessuno di essere danarosi. A nessuno? Avete parlato di sovrani in esilio. Va bene, Roma è piena di sovrani in esilio. Noi abbiamo stabilito la fiducia. Abbiamo dato tranquillità a gente preoccupata. Adesso siete pure un benefattore. Ma si capisce. Va bene, adesso chiarirò io il malinteso. Dirò che sono un fallito, che non sono buono a nulla, che sono un illuso, va bene così? Ma no, tu sei solo sfortunato, e poi tu non c'entri. È lui che ha combinato tutto con la sua parlantina da imbroglione. Va bene, sfogatevi, avete ragione, vi fa bene. Ma non esagerate però, eh? Avete mangiato parecchio, ricordatevelo. E se il mangiare vi si ferma sullo stomaco, è finita, sono guai. Il guaio lo passo con voi. Siete paonazzo, ma non lo vedete che avete le vene del collo gonfie? Bevete questo che vi fa bene, ma bevete. Ma bevetelo voi. Va bene. Non l'ha voluto. Si vede che in tutti questi anni non t'ha dimenticata. Ma figurati. E allora la canzone? Chissà quante ne ha fatte. E quando torna, la prima che canta è la tua. La canzone del vostro amore. Ma che amore, una canzone come un'altra, per lui e anche per me. Ma io certe volte non ti capisco, ma tu agli uomini non ci pensi? In che senso? Nel senso giusto, nel senso matrimoniale. Stasera fai certi discorsi. Ma tu non ci pensi a sposarti? Gli anni passano e se ti fai vecchia nessuno ti vorrà più. Non dico che ti fai vecchia, ma gli anni passano. Vai a letto tu, finisco io qui. Mamma? Io dico che Maria si fidanza un'altra volta con Stefano Rota. Stai zitta, che cosa vuoi sapere alla tua età? Già, capite tutto voi. Io in amore ho la mia esperienza. Ma non dire sciocchezze. Eppure io dico che Stefano Rota non ha mai dimenticato Maria. Thank you.
artista è stato per me il colpo di fulmine. Io sarò l'ispiratrice dei suoi quadri. Ma cos'è questa roba? Come cos'è? È una natura morta. Quella natura morta. Ma qua non si capisce niente. Mi deludi, fanciulla, mi deludi. Credevo di averti iniziata ai misteri dell'arte intimista in questi 10 giorni. Vedi, io capto le sensazioni, le vibrazioni di colore. Mi imbevo di quei volumi per trasformarli secondo la mia fantasia. È chiaro? No. Io creo. Ma voi create delle cose scombinate, scusate. Una mela è sempre una mela, un carciofo è sempre un carciofo. Ma che fate? Vi mangiate il quadro? Mangi il modello, prego. Io devo digerire l'immagine per poi ricrearla con la fantasia, Ma voi siete veramente pittore o è tutto un imbroglio? Con me che imbrogliate a fare? Tu bestemmi, fanciulla. Io mi distacco dall'accademia, dal convenzionale. Ma voi una marina, un quadro così come lo vedo io, come lo vedono tutti, lo sapete pittare come realmente? Realismo, verismo, neoverismo, tutte idiozie. Per rifare le cose come sono, c'è la macchina fotografica con la pellicola a colore. Ma con quale costrutto? L'altra settimana avete fatto quel quadro delle murene dei cefali che non si capisce niente. Non lo venderete mai. Chi se ne frega? È il destino degli innovatori. Anche Van Gogh non fu capito da vivo. Lo capirono dopo, da morto. Beh, è una bella soddisfazione per lui, per la famiglia e per la moglie. Un vero artista non deve sposarsi mai. È già coniugato con l'arte. E sia chiaro questo, eh? Non ci venivo da tanto tempo qui. Mi sono voltato e ti ho vista lassù come una volta. Per un momento mi è sembrato che tanto tempo non fosse passato. Invece è passato. Come stai? Bene. Io sono venuto qua molte volte. Sei arrivata da 10 giorni e non sei mai uscita di casa? Non sono stata bene. Che c'entra l'amore? Le donne si sposano per sposarsi e basta. E gli uomini? Gli uomini si sposano per volere delle donne. Ah, che sciocchezze. Sciocchezze. Prima ci si fidanza e uno si accorge se i caratteri si incontrano. L'amore può venire anche dopo per uno dei due. In principio uno ama e l'altro si lascia amare e basta. Il fidanzamento per le donne è sempre una situazione prematrimoniale, che fra l'altro comporta un sacco di fregature. Intanto si fanno progetti e si parla quasi sempre quando saremo sposati, così che si arriva alle nozze già stanchissimi. Apposta io dico che il fidanzamento deve essere breve. Ma brevissimo, 2 o 3 giorni al massimo. Oh, un po' troppo poco per conoscersi, no? Sì, sufficiente per accorgersi che stavo commettendo un errore e fare marcia indietro. Oh. Voi evitate sempre ogni pericolo. Ho paura di scoprire che siete timido. Ah, sì, eh? Ah. Ah. Aspettami, eh? L'avevo già capito che eravamo fatti l'uno per l'altro. Dove vai? A fare 4 passi. Vi farai domani 4 passi. Eri andata a letto, mi pare, no? Sì, ero andata a letto, ma io... Ma io non stare coi piedi per terra che prendi il raffreddore. E non è meglio che mi venisse un bel raffreddore, una bronchite? Così la finireste di vietarmi tutto. Ma solo con me siete così. Maria può fare quello che le pare. Può andare, venire e fare il suo comodo. Lo sapete che nemmeno stasera è in casa? Sì, lo so. Ma tu non ti impicciare. E non essere ingiusta con tua sorella. Non ha avuto una vita facile. Quando è morto tuo padre, lei ha pensato a noi, sempre. Ci ha salvato dalla miseria. Lei ha avuto il coraggio di partire per una città sconosciuta, sola, fra i pericoli. Non è stata felice e nemmeno fortunata. Scusate, mamma, avete ragione. Ma stasera volevo proprio uscire. Mi sono fidanzata con quel pittore, l'amico di Stefano. Ma noi ci sposiamo.
Sei tanto giovane. Stai attenta, figlia mia. E se vuoi farmi contenta, vai a letto. Sì, mamma, avete ragione. Oh, e forse è meglio che non ci vada. Così lui aspetta e soffre un po'. In amore è bello soffrire e anche lui deve imparare. Ma aspetta il 9. Ma voglio ad aspettare. Siete ancora alzate? Scusa, mamma, ho fatto un po' tardi. Buonanotte, mamma, ciao. Stasera non sono andata da lui. Il destino me lo ha vietato. Anche la sofferenza esalta l'amore. Stavo quella rossa come cuo si nata in terra rene margellì ma tiene sentimenti in regina e porta in quella nuvra come mare meglio l'attore tutti profumi oe piscatorello mi faccia piscatore ma roba sto cuore non cerca tesoro, non cerca ricchezza ma basta una barca ma basta una rezza e l'amore con te ma faccia piscatore ma roba sto cuore non cerca tesoro, non cerca ricchezza ma basta una barca ma basta una rezza e l'amore con te. Ha qualche significato recondito questa canzone? Le parole mi sembrano allusive, quasi allude, ma faccio piscatore. Scusa, ma tu intendevi dire qualcosa di preciso oppure... Hai visto giusto, pittore. Certe volte ci affanniamo alla ricerca della gloria, del successo, e non ci accorgiamo che la felicità l'abbiamo vicina a noi. È questione di carica ormonica. Certe volte gli uomini vedono la felicità nella donna, ma è l'istinto però che suggerisce lo stato euforico. Non è la ragione. Voi parlate sempre difficile, caro Pasqualino. Scendete da cavallo una volta. Volete dire che la donna non può dare la felicità? Sì. Voi ce l'avete con le donne? La situazione è questa. Ma a chi? Io non ce l'ho con le donne in genere. Ma rendersi schiavi. Le donne sono estrose. Dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Danno un appuntamento e poi se ne dimenticano. Ho capito, tu sei nervoso perché Pupella non è venuta all'appuntamento. E quale appuntamento? Mi fa ridere questo. Appuntamento? E con chi non ho capito? Pupella? E chi è sta Pupella? Chi la conosce? Chi l'ha vista mai? Ma chi ti ha dato sta notizia poi? La notizia buona ve la do io. Mi faccio pescatore come dice la canzone. Resto qua con voi per sempre. Davvero, Stefano? No,
Che piacere che mi dai. Ma come ragionate voi? Vi fa piacere? Ma come, quello rinuncia all'arte, rinuncia al successo e voi siete felici? Ma come ragionate? Quando si diventa vecchi si diventa forse anche egoisti. Ma questo non mi importa niente. Se vuole rimanere qua vuol dire che si sposa. E io voglio diventare nonno prima di morire. Anche se non sono mai stato padre. Ma perché non gli hai raccontato tutto? Perché non gli hai detto la verità? Non ho trovato il coraggio. Ho cercato 100 volte di confessargli ogni cosa, di parlargli sinceramente del mio passato, ma ho avuto paura. Paura di che cosa? Paura di lui, del suo carattere sincero, onesto. Fa progetti, capisci? Parla di avvenire felice. E stasera mi ha detto che vuole rimanere qua con lo zio. E non è meglio? Resterete qui con me, con Pupilla. E non pensate a mia figlia? Ci penso e come. Quella creatura non ha avuto mai le mie carezze. E io non ho avuto le sue. Potrebbe vivere felice qui con noi. E la gente? La gente di qua che scruta, che vuol sapere, che indaga. E Stefano, in che situazione lo metterei? Ma allora cosa vuoi fare? Non lo so, mamma, non lo so. Stefano sa darmi quel senso di pace, di sicurezza che non ho mai provato. Forse finirà tra breve, ma non voglio rinunziare ancora a questo poco di pace, di felicità, a questo raggio di sole. Ma che fate? Vi confessate? A notte. Tu non vieni a letto? Sì, vengo subito. Marie, sai che ho pensato? Cosa? Che se tu ti sposi, dato che Pascolino e Stefano sono amici, forse potremo stare tutti insieme. Sì. Tutti insieme. Il maestro va per mare, che fa il pescatore? Ha bisogno di ispirazione, è un grande artista, sapete, la Sinfonia del Mare. Va bene un grande artista, ma queste famose edizioni, queste famose scritture, ne avete tanto parlato, ne avete? Cacio sui maccheroni, amico, sui maccheroni, leggete, va? Una primizia. Sì. Acqua in bocca con tutti, mi raccomando. No, sennò poi la concorrenza. Ho capito. Realizzata edizione americana Ultimate. E che vuol dire? Le ultime 3 canzoni le ha fatte qua. Parla di questo mare, di questa spiaggia. È un'esaltazione. Ne voglio parlare al sindaco. Provvediamo incisione dischi nostro quintetto, ecco. Ultima serie stop. Ecco. Lavoro stop. Sì, stop. Ecco. Affettuosità Palumba. Palumba. Ma questo nome io l'ho già sentito. Come no? È il famoso quintetto Palumba. Tutto bene. Grande avvenire, arrivederci ad Maiora. Ad Maiora. Ad Maiora Palumba. Palumba. Colombo. Caro Palumba, manda un altro telegramma. Ti rimborserò. Annuncia successo a Londra ed incisione nuovi dischi. Dammi una mano, sono qua, la situazione precipita. E quel tale Don Antonio di cui ti ho parlato deve essere pure manesco e non vorrei... Ma io non ho bisogno di pensarci. Tu non ci crederai, ma sono anni. Si può dire che ci penso da allora, anche se me ne sono accorto solo in questi giorni. E allora, Maria, tu non mi dici niente? Io non so, è tutto così improvviso per me. Lo so, hai ragione, scusami. Veramente è passato tanto tempo. Io ho precipitato un po' le cose, ma mi pareva che anche tu. Non è per un bacio che giudico, sai. Ma insomma, io credo di conoscerti. Credevo che tutto fosse tornato come allora. Ma hai capito che io ho paura di perderti un'altra volta. Non lo sopporto, sai. È più forte di me. Da quando t'ho rivisto ho capito che la mia vita è qua. In questo paese dove la gente mi apprezza e mi vuole bene. E tu, Maria, mi vuoi bene? Ti prego, rispondi. Sì, tanto, ma... Mi basta questo. Non ci sono, ma... Io non voglio sapere altro. È tardi, Stefano. Devo tornare a casa. Hai ragione, andiamo. Ti accompagno. No, vado sola. È meglio, sai. È giusto. A domani. Buonanotte. Ti aspetto qua alle 11. Thank you.
Ti aspetto da parecchio. Sali in macchina, ti prego. Devo parlarti. E va bene. Forse è meglio chiarire tutto una volta per sempre. Io non ti odio. Tu mi fai... Pena. Sì, sì, lo so. Dillo pure senza complimenti. In un certo senso è così. Tu sei nato bugiardo. Non è nemmeno colpa tua. Il guaio è che dovevo io farne le spese. Io e soprattutto lei, mia figlia. Dopotutto il mio è un nome come tanti altri, più o meno onorati. Luisa non ne ha bisogno. A quello della madre le basterà. E ora riportami a casa, mi pare non ci sia altro da dire. Ma io non posso fare a meno di te. Senti, voglio parlarti sinceramente. È la parola giusta, credimi. Tu dici di Luisa, va bene. Ma è di te che non hai parlato ancora. Tu cosa intendi fare? Ti dico, ti pare giusto? Ti pare onesto riaccendere vecchie passioni in un povero ragazzo provinciale, onesto per giunta? Non ti permetto! Riportami a casa, ti prego. Ma questo tuo musicista lo sa dell'esistenza di tua figlia? Oh, no, certo, non lo sa. Sarebbe proprio una cattiveria informarlo. Pensa che delusione. Un animo sensibile come il suo. Andiamo via, è troppo tardi. Non prima di aver concluso. Allora, Maria, vuoi che lo informi io o pensi tu a sistemare tutto pacificamente? Portami a casa. Non so cosa deve farsene, ma capirai, mo mi ci sono messo di puntiglio, mo. Diceva che non sapevo dipingere e che non sapevo nemmeno copiare. E mi porta cartoline illustrate, sempre più difficile, dice lei. Per me è una bazzecola, figurati. Ieri sai quanto ne ho fatti? 10 in poche ore. E se li porta via come tesori. Non si rende conto se è che non valgono niente. Meno che trigomia stampa. E come vedi, posso dipingere anche di sera e anche con luce falsa. Ma questo, caro mio, non è un lavoro da pittore. Questa è roba da imbianchina. Quella ragazza è una cognatina che mi va proprio a genio. Deve essere molto più furba di te, Pasquali. Di me? Personale del pittore Pasa Yellis di Belal Tunisi. Pasa Yellis, mai sentito nominare, però c'è polso, si sente la mano sicura, una tavolozza complessa. Certo, interpreta da orientale il nostro paesaggio, ha venduto tutto però. Ci sono rimasti due pezzi interessanti del maestro, sono stata autorizzata stamattina a metterli in vendita. Eccoli qui. Quanto? 30.000. Entrambi? Ognuno, ciascuno, uno solo insomma, entrambi 60.000. Non molto, restano per me. Limite in conto, camera 375. Senz'altro, baronessa. Buongiorno. 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 Ma perché tanta fretta? Aspetta perlomeno che siano uscite, no? Voi non vi impicciate, al commercio penso io. Prendetevi il 20% e non chiacchierate troppo. D'accordo alle 11. Già alle 11, ma ho perso tempo per prepararmi. Per prepararti? Sì. Torno a Roma. Parto oggi alle 3. Abbiamo fantasticato un poco insieme. Scusami, ma io non potrei mai vivere in un paese come questo. Stavamo per commettere una sciocchezza. E anche tu, sai, bisogna a un certo momento fare il punto e vedere che cosa conviene e cosa non conviene fare. E per questo parto. Ma ti rendi conto di quello che dici? Perfettamente. Non è più tempo di fantasticare. Io sono abituata ad altra vita, ad altro ambiente. Tu vuoi farti pescatore? Troppo poco per me. Addio. E senza rancore, spero. Mm.
Ma non era meglio confessargli tutto? Sarebbe stato inutile. In un primo momento forse avrebbe capito. Poi l'altro sarebbe tornato per non darci pace. Vuole che io torni a Roma. Sai, mi ha minacciata di prendersi la bambina dal collegio. E può farlo? No, non lo può. Sarebbe uno scandalo, ma io non voglio che Luisa... Maria! Mamma! Ho fatto un sacco di soldi. Ho venduto tutti i quadri di Pasqualino. E l'ultimo... Ma che è successo? Maria parte. Deve tornare a Roma. E perché? Che è stato? Ah, forse per poco. Deve sistemare alcune cose. Ma Stefano lo sa. Fammi il piacere, pensa alle valigie. Parto fra poco. Sì. Vado subito. Mi dispiace. Le donne? Sì. Le donne sono tutte uguali, caro mio. Una vale l'altra. Per questo sono lo scapolo più convinto d'Italia. Io la sentivo nell'aria qualcosa. Ieri ho scritto una canzone. È stato come un presagio. Figurati che l'ho chiamata serenata a Maria. Ah, me la fai sentire? Ma no. Avanti, dai. In questi casi aiuta, va. E a te fa bene, lo so. Forse sì, aiuta. Quanta persona si mamma te sa chiagnere con una chitarra sotto nuova la cosa perché sarà un'argenta guarda e dice se sposa nato in i fatti capace fai cantano stonne la mezza voce e me la tira a casa in santa pace. Bucciole rose, nessuno trasi in tasto carenchioso, avrà chi lo sposa, cade sposa. Bucciole rose, me ne darrà una voce a una duesa. E vota per ragione pure con asciutto di una lagrima in tuo scuro terza a Napoli. Due? Uno. Ah, fissato. Quant'è? 155. No, vedi, quello che ci sformo io è che tu te ne vai non perché hai capito qual è la tua strada, ma perché non hai saputo incassare il colpo di quella là. Beh, io me ne vado. Una terza per Pompei. Mi raccomando, zio Salvatore, digli che si tratta di una buona occasione. I nostri amici del quintetto sono in un locale importante. Se funziona la loro idea. Ma speriamo che funzioni. Ma sì, andrà benissimo. Ciao, Pasqualino. Allora, ciao. Mi raccomando, stagli vicino, eh? Stai tranquillo. Te, e mo' fammi un piacere. Vattene, se no mi commuovo. Ciao. Voi non partite, eh? Ah, no, no, uno solo. Io sto qua, oi, qua, qua. Non mi muovo. Ah. Chi è quel tale laggiù? È più di un'ora che occupa il tavolo con un caffè. Ho dovuto mandar via clienti buoni. Ma veramente io non lo conosco. Vai, vai.
fammi sapere, si bene ma vuoi, si bene ma vuoi. Te manna mangia tutte rose che vuoi. Girando per mondo ma va, l'amore per me è tardi a venire. Poi luna quando spunta portala tu. Sono con tutte care da mandoli, perché stasera buona sera. Poi bene fa me ne sapere, si bene ma può, si bene ma può. Da don Gammaccia tutte rose che può. Sientele sta canzone, che stasera te voglio cantare. Guardami con passione, innamorata te voglio vedere. René, senti, magnifica idea. Dove l'hai trovato? Il mio fiuto, signora. A ordini? No, grazie. Sono con tutte care da mandoli, perché stasera buona sera. Oi bene fa me ne sapere, si bene. Magnifica voce. Trovi anche tu? Sì. Avrei un'idea. Don Gammaggio tutte rose che vuoi. Bravo. Bravo. Senti, senti. Stefano Rota, il giovane cantante musicista impostosi improvvisamente al pubblico, parte per una tournée attraverso tutta l'Italia. Eh? Mica male. Tre colonne, giovanotto. Mi costa caro. E questo è niente. Faccio le cose in grande io. Lascia fare a me, ci penso io al lancio pubblicitario. Agenzie, rotocalco. Contento? Beh, non c'è male. E poi ho pensato, sai, così per le prime spese. Eh? Ecco qua. Va bene? Va bene, grazie. E adesso pensiamo alla partenza. Tempo, fermi! Fermi tutti! Che è successo? Grandi notizie! L'hanno ingaggiato per un giro d'Italia. Chi è, Fausto Coppi? Ma che Fausto Coppi? È un artista celebre, Stefano Rota. È... Per il giro d'Italia? Ma no, fa una tournée. Va bene, complimenti, ma da noi che volete? Non c'è più luogo a procedere, non avete capito? Questo pianoforte resta qui. Voi andate dai vostri padroni e dite loro che Don Salvatore Rota li convoca a casa. Ma qua non dice niente di preciso. Voi due potete andare, andate. Vabbè, buongiorno. Arrivederci, arrivederci. Ah, qui dice che parte per una tournée. Anzi, mi pare piuttosto amaro come tono. Dice che la sua voce ha ben impressionato, ma non parla delle sue canzoni. Oh, zio Salvatore, non mi ci mettete pure voi adesso. Le canzoni di Stefano avranno fortuna a condizione che le canti lui stesso. Non è arte pura, direte voi. Va bene, ve lo concedo. Ma se la vita è fatta così, In sostanza, se ho ben capito, voi credete che Stefano si affermerà, si farà un nome. Un nome? Si farà tanti soldi. Ed è chiaro anche dal tono di questa lettera. Se fosse stato un telegramma avremmo letto segue Vaglia. Non c'è dubbio. Sì, ma qua il Vaglia non c'è, adesso vengono quelli. Che storiella raccontiamo? Don Salvatore, io ho messo da parte un po' di soldi, se permettete. No, no, grazie, quelli servono a voi. Vi siete assunto un impegno con quella ragazza. Gesù, e che impegni? Siamo fra gente civile, spero. Non siamo mica in mezzo a qualche tributo del Mato Grosso. Là dove basta che un indigeno guardi un indigeno, ma lì puoi giustificare. Quelle sono razze che tendono a scomparire, si sa. Quelli hanno una certa fretta, ma la nostra razza non tende a scomparire. Anzi, Don Salvatore, aumenta. E chi ciò fa? Calma, Don Salvatore. Calma, a fidanzarsi c'è sempre tempo. Ah, è così. Ah!
qui, questo no. Mamma? Sì? C'è Pasqualino. Lo segui, signora. Buongiorno. Ma prego, accomodatevi. Prego. Signora, io mi sono permesso, ma i fiori qua in paese... Belli, sono primule? Sì, ed ultimule. Come dite? No, dico che bella casa, signora. Fa un po' caldo oggi, non vi pare? Prego, accomodatevi. Grazie, grazie. Ti abbiamo preparato il tè. Il tè? Sai, mia sorella Maria a Roma lo usa molto, con tutte le conoscenze che ha. Sovrano in esilio, eh? Limone o latte? Limone, latte non ce n'è. Limone? Mamma, limone. Accidenti, ho fatto tardi. Ma dove devi andare? Ho preso un appuntamento con un tizio, sai, quello di Amalfi. E chi è? Per le decorazioni ai muri. Se va bene, è un colpo grosso. Beh, ciao, eh. Mi raccomando, ditevi tutto. Uve, senti. Prego. Ciao. Lo zucchero c'è già. Grazie. Signora, io credo ci sia da chiarire qualcosa. No, lasciate parlare prima me, vi prego. Ecco, io non approvo questo fidanzamento. Prima di tutto perché Pupilla è molto giovane. Dio mio, sì, è molto giovane, infatti. E poi ci sono tante ragioni, credetemi. Io non lo metto in dubbio, io... Voi non vi dovete offendere, no. Se io... Non è per sfiducia, credetemi. Ma è che voi conoscete mia figlia Maria. Lei vive fuori da anni ormai. Sì, più o meno la conosco così, ma... Ma che c'entra Maria con l'avvenire di Pupilla? Non capisco. C'entra, purtroppo. E l'unica speranza mia è che questa ragazza incontri un giovane che le voglia tanto bene, che sappia comprenderla. Ma è difficile oggigiorno. Signore, io a Pupilla le voglio bene. E credo in fondo di non essere poi tanto scemo. Oh, ma insomma, perché credete che oggi mi sono decisa questa mascherata? Sì, mi sono messo un vestito a righe. Ma stiamo mettendo pure i ghetti. Io e Pupilla ci sposiamo. E se voi non volete dare il consenso, ebbene, vuol dire che noi ne faremo a meno. Ma che dite? La verità è questa. Voi avete paura di restare sola. Ecco, e tirate fuori proprio Maria. Quella ha avuto la libertà di farsi la sua vita così, come meglio le è piaciuto. Signor, scusate, signor. Io non volevo. Dovete perdonarmi. No, è giusto. Voi non potevate sapere. Dio non voglia che quando vi avrò raccontato tutto... Ma se poi voi decidete... di non imparentarvi con la nostra famiglia... non dite niente a Pupilla. Lei è giovane... e non può capire le cose della vita. Stagione, senza lampa, senza luna, senza vento a camminare. Ah, si fa calda mattina, fai un bagno a margiolina, te ne frisca a parlare. Una passia da mare, cavarca a margare, e una sedella bionda a fianco a te. Dici la verità, cent'anni a da cantare, chi dice che all'estate c'è da felicità. Ah, com'è bella la stagione, paese, la dosonnata di salute. L'angima su mi abbandonò. E io infame me ne so giù. Lascia perché amore mi ha lasciato. Tutti gli anni è quasi come non a casa mia. E io scendo giù. Oh.
esce noi. L'amore è una cosa per dammi. Signora, abbiamo fatto tardi, le altre sono già in cappella. Ciao, Luisa, stai buona. A domenica. Sì, mammina. E quando ritorna, papà mio? Me la porti domenica la fotografia? Tutte le compagne mie ce l'hanno sul comodino e io nemmeno lo conosco. Mi scusi, sorella, le faccio sempre far tardi ed è stata Luisa a mettermi in fretta. È tanto cara, Luisa. Grazie. Vi saluti tanto, suor Teresa, e dica che per la retta verrò in settimana senz'altro. E per il corredino, la bambina poca roba. Sto provvedendo, sorella. Ciao. Quanti metri? Oh, vediamo. Una lunghezza va per le maniche, poi la gonna, lo strascico invece non si porta più. Sai, faccio una specie di acconciatura a coroncina con velo corto di tulle. Sai, a mantellina. Sì, 12 metri. 12? E che ci vuoi fare un dirigibile? Ma scusa, è sdoppia. È sdoppia, vero? Sì. Oh. 6, 7. Ti piace? 8, sì. Ma quanto costa questo? Dove l'hai messo? 10, 11. Ecco fatto. 12 precisi. Se volete controllare. No, figuratevi, noi ci fidiamo. E quanto viene? Ma è semplice, costa 2.800 al metro. Ah. Ma se non la volete non fa niente, anche se è già tagliata. No, no, è che... concludendo, cara signora, noi ci abbiamo avuto un'idea. Ecco qua. Somigliante, no? Lui subito me l'ha detto. Pupè mi ha detto, l'altro giorno sono passato in quel negozio di stoffe dove c'è quella bella signora che veramente mi ha colpito. Proprio così mi diceste. È la verità, sono rimasto colpito subito, signora. Appena la vidi, da fermo sono rimasto, non mi sono mosso. Ma come ha fatto? Così a memoria? Tutto a memoria, una cosa istintiva. Certi visi non si dimenticano. Sì, sì, mi piace, lo voglio. È stata proprio una bella idea. Voglio metterlo a capo del letto. Chissà che sorpresa per mio marito. Ah, sì. Ma è forte suo marito? Fortissimo. Oh. Mi ricordo quando ti ho fatto l'abito della prima comunione. Sembra ieri, sembra. È stata un po' ferma, figlia mia. Sì, ma quello lo arrangiaste da un vestito vecchio di mia madre. Questo invece... Mi sembra un po' troppo largo di vita. E che ce l'ho consegnato? Questa è stata una mia idea improvvisa, geniale. Tengo il modello di carta fatto da 3 anni.
Me lo fece a Napoli quando andammo a trovare i parenti di mio marito. La sera mi portarono a teatro e là vidi questo vestito addosso alla prima donna. Il lavoro parlava di matrimonio? No, anzi, era una di quelle. Figurati che il vestito era rosso. E poi aveva uno spacco lungo da qua fino a qua. La scollatura invece era differente. E poi, non so, non mi ricordo, aveva tutto un fascio di fiori proprio qua. Insomma, l'idea c'era, Ma che c'ha da ridere? Io c'ho un nervoso, c'ho... Ma perché? Avete fatto tutto come avete voluto. Domenica vi sposate, non vi va bene? Già, ma in questi tre giorni con tutto quello che c'è da fare. Ma che avete da fare? Ma volete scherzare? Io perlomeno devo fare ancora 4 ritratti. Me lo sapete dire voi perché in questo paese tutte quelle che hanno un negozio, che so io, scarpe, confetti, hanno tutti una faccia, ma una faccia... Beh, è meglio che lasciamo perdere, va? Venite. Chi è? Avanti, giorno. Buongiorno. Ce la fate vedere la sposa? È vero che ci sono voluti 10 metri di stoffa per l'abito? 12. Entrate, a Pupella farà piacere. Ciao, ti piace? No, al fidanzato non è permesso. E Maria... Verrà al matrimonio di sua sorella? Non lo sappiamo ancora. Sì, viene, ci ha assicurato che viene. Bene, mi fa piacere. Ma perché? Perché? A che serve dire una cosa per un'altra? Ma vi dico che viene. Noi almeno ci contiamo. Gli abbiamo fatto un telegramma. A noi chi? Sì, Pupilla adesso lo sa. E non ha nemmeno pianto. Ha detto, ma perché me lo tenevano nascosto? Le avrei voluto più bene. E a Maria un po' di affetti in più... L'avrebbe aiutata. Così ha detto Pupilla. Signor, anzi, no, mo dico, mamma. E poi fatti Maria, i figli sono belli. La madre, donna Tre, venite a vedere, un gioiello. Un gioiello? No, voi no, indietro. Ah, come indietro? Indietro! Grazie, Pupilla. Mamma. Grazie per Maria. Grazie, signora Elvira. L'aveva preso mio marito, io l'ho trovato in guardiola e... Beh, arrivederci. Buonasera. Ci sposiamo domenica. T'aspettiamo. Tanti baci. Pupilla. O canzonieri e tutti e canzoni, l'ultimo successo è Stefano Rota, serenata Maria, signor Marata, signor! Maria, sei lì dietro, lo so. Non ti ho più cercata perché volevo essere sicuro di offrirti una prova del mio affetto. Maria! Maria, mi senti? Vattene, lasciami in pace. Aspetta, Maria. Se hai la bontà di guardare ai tuoi piedi, ti renderai conto che la situazione è cambiata.
E dove li hai guadagnati stavolta? Quanto tempo passerà prima che questo bel guadagno dia i soliti frutti? Va via! Non ti basta avermi già rovinato la vita. Vattene! No, cara mia, ti sbagli. Alfredo si è fatto furbo. Alfredo non rischia più. Ho creato una specie di società, con degli amici, un'agenzia commerciale. Tutto in regola questa volta. Poi ti spiegherò, ma adesso apri. Vattene! Vattene, se no chiamo gente! Apri, ho detto! Ma che succede laggiù? La portiera! Ma che pure stanotte non mi fate dormire? Dedico una mia canzone e mi è molto caro che ciò avvenga in un'occasione tanto fortunata. La canzone la dedico al mio amico Pasqualino e a sua moglie, che io considero un po' come una mia sorella. Da dove parla lui? Ah, lui ha inciso la voce su un disco. Inciso? Ah, fa l'incisore. Adesso è bella, sentite signora, adesso è bella. Piccerinella, po sposa a sposa, con una gonna, per me e per te. Tuppata, tuppata, mariti d'asse, tu verbi grazie, viene a rapire. Qua amore è facile, tutto difficile, se andrà a succedere, succederà. Qua amore è facile, tutto difficile, se andrà a succedere, succederà. Una loggiatella, un buca di sole, quaro di anepata, pianta capire. Sta faccia bella, miezza e lenzola, spasa per l'astaga, vorrei vedere. Vorrei nascondermi, quando passasse, papà passandata, cucusa e te. Qua amore è facile, tutto difficile, si ha da succedere, succederà. Qua amore è facile, tutto difficile, si ha da succedere. Scusate, brav'uomo, volete farmi un piacere? Di che si tratta? C'è stato un matrimonio. Maria, la sorella della sposa, la conoscete? Sì, un po'. Allora, dovreste andarle a dire che c'è Alfredo. Alfredo di Roma basterà. Non credo che basterà. Voi siete un conoscente della signorina? O chi siete, insomma? Io sono Salvatore Rota. Rota? Sì, lo zio di Stefano Rota. E adesso, se permettete, voglio chiedervelo io un piacere. Dite, dite pure. Voi dovreste semplicemente sparire, capito? Sparire! Ringraziate Dio che vi ha fatto nascere 30 anni prima di me. Se non fosse per quei capelli bianchi vi farei vedere io. Un momento, lasciatelo parlare. E quale segno tangibile, infrangibile,
e quale segno infrangibile di questa nostra amicizia, vera amicizia, anche noi oggi abbiamo voluto offrire agli sposi il nostro regalo. E fate in modo che io non veda più la vostra sporca faccia. Con quale diritto? Chiamatela prepotenza, come volete. Voi la conoscete, la prepotenza. E allora per una volta tanto oggi la subite. E badate bene che non vi trovi più qua. Perché io v'ammazzo. Non ho niente da perdere io, capito? Hai fatto bene. Vede, bisogna fare piano. Questi sono bottoni che comandano le manovelle. Questo non funziona. Con questo sistema si può vedere ovunque, in qualunque parte del mondo. A Caserta ci arriva, io ho un figlio a Caserta. A Caserta? Ma questo varca gli oceani, i mari. Il mare? Allora quando facevo così così, quello era il mare. Come era agitato, mamma. No, 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 quelle sono scariche elettriche. No, era il mare. Sì, era in mare, sì, era in mare. Questo non funziona. Come non funziona? Questo è un televisore di grande marca, 22 pollici. E ci costano un sacco di soldi. Non ti preoccupare. Fa piano, se no scoppiano le vangole. Ma Don Ciccio cosa ha detto, fatto due pollici? O pollice? Ah, parlava di dimensioni. No, quello ha detto 22 pollici, ma dovevano essere pulcini. Pulcini, sì. Che c'entrano i pulcini, signor? Pulcini. Ci manca la boccola, la chioccia. Fermi tutti, fermi. Incominci, signore. Guardate là. Voi dovete guardare sempre là, là. Maruzzella, Maruzzella. Oe, ci sente. E ci manda presso a me. Oe, tra me. La faccia l'uno per vedere, per tutta sta marina, da proci da resina, se dice guarda la femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, de misero in dall'occhio mare, e me mise in pietà meno dispiacere. Ora mi fa sbattere, più fuori dell'onno quando c'è la scura. Prima mi dice si va dolce, mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Voglia ardente te la sa, e viene di noi bella, e dammi sa bucchella, capo ma velena, e zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, de miseri in dall'occhio mare, e me mise in pietà meno dispiacere. Mi fai sbattere più fuori dell'onno quando c'è la scura. Prima mi dice si va dolce, dolce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Mi fai sbattere più fuori dell'onno quando c'è la scura. Prima mi dice si va dolce, dolce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella.
Rota, congratulazioni. Grazie. Dopo questa tournée trionfale, quali progetti ha lei per l'avvenire? Vuol dire due parole ai nostri telespettatori, prego? Veramente ho i minuti contati, devo partire, vado a casa mia. Perché ci dica, non le piace la nostra Firenze? Oh, moltissimo, anzi spero proprio di ritornarci. Bene, e quali progetti ha per il futuro? Vuole darci qualche anticipazione, prego? Cinema, teatro? Progetti tanti. Ah, bene. Molto più importanti, ma adesso non ne posso parlare. Quando è così, non ci rimane altro che farle molti, molti auguri. E adesso vuole mandare qualche saluto, dire qualche cosa di particolare? Prego, signor Rota. Pasquali. Eh? Tu mi senti? Eh? Io torno domani, col solito treno. Va bene. Hai capito? È come un agigavì. È chiaro? Col treno nostro. Chiarissimo. Che facciamo, aspettiamo? Aspettiamo? Che? Io viaggio in notte. Beh, lo rimandiamo. Rimandiamo? Stefano, sei... chi le già se ne è giù. E così? Come stanno così? Che te ne pare? Bene. Ma io al posto tuo li lascerei come stavano prima. Come lui se li ricorda. Ho tanta paura. Pupella! Oh, Pasqualino. Pupè, sbrigati. Fra 5 minuti arriva il treno. Pasqualino, sei sicuro che è quello delle 9? Certo, è quale se no? Ha detto il treno nostro. Sbrigatevi, fate presto. Ma che è successo? Ho tanta paura. Mi sembra troppo bello. Non ci posso ancora credere. Ma andiamo su, vieni. Ciapa. E questo lo bevo all'amicizia. Non dimenticherò mai che il celebre Stefano Rota ha rinunciato alla comodità di un magnifico viaggio in vagoneretto fino a Napoli per onorare il modesto camion di Beppe Franchini. Salute. Io ti ringrazio, caro, ma speriamo che non abbia a pentirmi. Niente paura. Ho l'occhio di lince io. E adesso musica. C'è una sua incisione. Scommetto non lo sapeva. Via, sta mano sacrilega. Vota solo. Ma guarda. Ma che credi, non sia capace? La scopri io questa voce. Poi non riesco a pescarla sulla radio, no? Quest'amore mi sono distrutto, mentre tu giovi e zambe. Ma diceva sto caro mio, lascia perdere che l'alla, che l'è fatta per di bugie e ti fa dannare. Non è arrivato, sarà successo qualche cosa. Ma noi dobbiamo partire per il viaggio di nozze. E se Stefano non arriva, noi restiamo qui per l'eternità? Eternità, mo vuoi partire, prima non volevi partire. Mo non si parte, mo. Non partire? No. Ah! Maria! Maria! Farabutti criminali! Socio! Oh, come tu stai? Se sapessi quel viaggio, se è fatto, se è cantato, se è bevuto, tu sapessi, è bello. Dopo di cantante è stato portato. Sei un tento, sei un tento dopo di cantante. Mia moglie. Oh, piacere, bella sposina. Bravi, bravi sposi. Ha fatto tanta strada, sai, Stefano Rota, te l'aveva detto in Beppe Franchini. Che ha l'occhio di lince. Mi piace, sai, mi piace proprio per la malinconia gialla della voce. Ma che voce, guarda sala, guarda sala. Preparatemi due biglietti, Roma, Milano, Torino. Questo va solamente a Napoli e basta. Solamente a Napoli? Eh. E vi davate tante ali, vi davate. E vabbè, va, due, Napoli. Due intero percorso? Si capisce. E allora sbrigatevi che il treno è in partenza. Sì. Arrivederci. Le valigie ce le spedite. Buona fortuna. Addio, socio. Addio, compagni sono andate via e tu resti con me. Vuol dire che giocheremo insieme e ci faremo compagnia. E poi c'è una bella sorpresa per te, vedrai. E siccome oggi è la tua prima comunione, Suor Teresa ha preparato un grosso dolce tutto per te sola. Sei contenta? Sorella. Sì? Oggi la porto via. Bene. Sai, Luisa, c'è una persona che è venuta a trovarti. Mamma, ma chi è? Arrivederla. Arrivederla, signora.
tu chi sei? Sono il tuo papà. Papà? Me lo dai un bacio? Sì.